Intimità? Dai, Nico, dai! Nel frattempo, parliamo della mia fondazione. Devi asciugarti, cambiarti, casa mia è qui vicino, vieni. Ma sei tutta bagnata. E a te cosa... Che c'è? Che c'è? Che ti importa? Non capisco. Che fai qui, Marianella? Oh, signorino Tiago. Tiago? Mi fa davvero molto, molto piacere vederla. Ma lei cosa fa qua? Niente. E papà? È a casa. Sta dando una grande festa. No, no, la cosa non mi importa. Farò una doccia e poi verrò a salutare. Come desidera, signorino. E tu dove vuoi scappare? Che fortuna quella Malvina che avrà un marito così fascinoso. Sa dire parole così belle e così dolci. Accidenti. No, giuro, giuro, non l'ho rubato. Non l'ho rubato io, non l'ho rubato io. Non l'ho rubato io. Ma, e tu? Mi hai seguito fin qui? No, io qui ci vivo. Hai capito? Una ladra milionaria. No, io sono povera. Vivo qui, però non è la mia casa. Bene, mi spiegherai più tardi. Giustina ci ucciderà quando scoprirà che abbiamo messo Malvina dentro la torta. Magari è già riuscita a scappare. Dobbiamo portarla via, nel parco. Presto, aiutami. Spingete! Cosa state facendo? La nuova l'ho ritrovata. Dov'è finita? È lì? Non lo sappiamo. Che vi avevo detto? Tutti uniti e sempre pronti. Che lingua parlo io, il tedesco? E adesso vi presenterò gli ospiti della mia fondazione, i miei figli. Avanti, in fila indiana, marcia! E comportatevi bene, fate l'espressione da poveretti o vi taglio la testa, parola mia. Fermi! Dietro, front, front! La ballerina è dentro la torta? Sì o no? No! Signorina, è là dentro? Perfetto. Tra poco iniziamo. Ci siamo, dietro front, marcia. E camminate, al passo. Questi angeli crescono e si istruiscono grazie al contributo di molti di voi. E adesso una piccola sorpresa. Scappiamo, scappiamo. Dove andate, miei piccoli? Restate qui, la sorpresa è anche per voi. Dov'è mia sorella col futuro sposo? Non vogliono essere disturbati, certo, bene. Faremo senza di loro, maestro. Dove sono finiti? Dove sono quei demoni? Fermateli, voglio strazzarli! I miei angioletti! Ma quali angioletti? Mi hanno impacchettata e messa qua dentro! Stavo per morire! Maestro, musica, musica, presto! Che aspettiamo? Un po' di movimento! Mandina, sta buona! Sta buona! Avanti! No! Puoi dirmi che cosa ci facevi dentro la torta? E potrei sapere chi era la ragazza al posto tuo! Come sarebbe un'altra dentro il mio vestito? Noi pensavamo che fossi tu, tanto che il dottor Bauer stava quasi per baciare. Cosa? Un'altra donna si è messa il mio vestito e ha baciato il mio fidanzato? Ti prego, Bartolomeo, dimmi che è uno scherzo. Ma non capisci, si è sbagliato, pensava che fossi signore... tu, mentre dietro la maschera c'era un'altra. Anzi, sembrava anche molto innamorato, vero? Signore, davvero? Ma certo, non ha fatto altro che dire il tuo nome e lodare. Signore, silenzio, sto parlando con mia sorella. Perché interrompi? Poi parleremo, d'accordo? Sì, signore. Piccoli tesori, miei adorati, potete dirmi se sapete niente di tutto questo? Coraggio, sentiamo. Ma
parlate o dormirete nella gabbia stanotte. È stata quella nuova. Lo sapevo, quella smorfiosa che la sua fatto. Come nuova? Che cosa vuol dire? Dov'è quella piccola carogna? Trovatela immediatamente. Signore! Tiago! Tiago, figlio mio! E tu che ci fai qui? Dov'è? Ehi, piano, dove sta chi? Piano, ragazza, hai già combinato fin troppi guai, piano! Non crediate di farmi paura, voi! Ah, oh, senti, per dov'è? Favore! Salve! Tutto bene? Vieni qua! Oh, dov'è? No, ferma! Dov'è? Ferma! Ferma! Che cosa succede qua dentro? State a fare! E bocca chiusa! Il fila indiana! Il dottor Bartolomeo vi vuole! March! Tu, nuova, resta qui! E zitta! Come una lapide. Sono scappato e sono tornato qui, però non sono il benvenuto. E tu? La tua vita? Non è molto, cioè non so molto. Mia madre mi lasciò sulla porta di una chiesa. Mi salvò il parroco, lui ha scelto il mio nome. Poi all'orfanotrofio. E appena sono cresciuta, sono fuggita da lì dentro. Mi hanno ripresa. Poi è arrivato tuo padre con quella mezzarania adottata. Insomma, noi saremmo come fratelli. Che dici? No! Che c'è? Che fai? Che vuoi? Avevi qualcosa nell'occhio. Meglio che te ne vai, qui posso stare solo io. Vai, per favore. Ah, cambia look. Vestita così non troverai mai un fidanzato. Giustina. Ho sbagliato camera. Certo. Meglio che tuo padre non sappia che ti sei confuso di camera. Bene. Ciao. Mia cara, in questa casa abbiamo poche regole, però alquanto ferree. La prima, nelle camere delle ragazze i maschi non entrano. E Tiago non è solo un maschio, è il figlio del dottor Bartolomeo, intoccabile. Tu cosa credi? Che potrebbe confondersi con una straccioncella come te? Giustina, ma che cosa dici? Io sono più che sicuro che la piccina non pensa affatto a Tiago, vero? No, no, certo che io non penso affatto a lui, no. Vedi? Vuole restare nobile. Grazie, bambina mia. Va pure nella tua camera e restaci. Grazie. Occhi aperti. Sì, signore. E il biglietto? L'ho già preso, signore. Domani sera il signorino partirà per Londra via Miami. Beh. Il volo più rapido che ho trovato, signore. Comunque, finché lui è in casa non voglio che quella smorfiosa avvicini mio figlio. C'è nessun contatto. Papà, voglio parlare con te. Mamma, ti voglio tanto. Sono sicura che anche la tua mamma sta pensando a te. Tu non sei la ladra dei portafogli? No, amore mio, io non rubo. Ma se hai rubato il portafogli di mio padre? No. Senti, ti prego di fidarti di quello che ti dico. È stato tutto un equivoco. Ma non posso spiegarti perché sono fuggita. Tu piuttosto, perché piangi? Perché vuoi liberarti di me? Non sono io, è tua madre che ha voluto liberarsi di te, figliolo. Non a caso ha anche firmato per la tua emancipazione. Sì, ho un documento con la sua firma. E hai anche un biglietto aereo. E domani stesso lo userai. Hai parlato a Chris del matrimonio? No, non ho avuto tempo. Come non c'è hai avuto tempo? C'è qualcosa di più importante di cui parlare. Di cosa? Di un profumo. Ho sbagliato profumo? No. Che profumo hai messo per la festa? Alla festa di... Sì, alla festa. Vuoi dire... Sì, quando eri mascherata, che profumo avevi? Sì. Tra questi, qual era? Qual era di questi? Coraggio, qual era? Beh, uno di questi, aspetta... Quale? Non lo so, ne ho troppi, come faccio a ricordare? Che ne so, uno vuole l'altro, senti bene. Non mi ricordo. Ma che succede? Dimmi qualcosa, spiegami perché tanta ansia. No, niente, è successo... Sì, che è successo, allora, qualcosa, coraggio. È uno studio antropologico, girati un attimo. Bene, adesso guardami. Ecco, avvicinati. Ti vedo... Grazie. No, sei un figurino, però ti vedo diversa, sotto un altro aspetto. Io ti vedo differente, come dire, io ti vedo come impaurita. Non vuoi più sposarmi? Che cosa dici? Ma io... Ecco di tu, le mie tortorelle. Sì? Casa mia e casa tua. Ah, okay. Per ciò che ti serve, chiedi pure a Maldina. Grazie mille, ma adesso ho le medicine di mio figlio, devo andare, devo correre. Un bacino! Ah, bacino! Ti amo!
quanto lo amo! Malvina, hai fissato la data? No, non ho potuto. Lui ha parlato tutto il tempo della festa mascherata, del profumo, dei suoi... Quindi è attratto dall'altra... Cosa? Cosa dici? Di quell'altra? È impossibile, voglio suicidarmi, lo giuro! Non è possibile, fai qualcosa, Bartolomeo, non restare lì con quella faccia! La sostituirai. Lui l'ha vista con la maschera, la rivedrà con la maschera. Ma sarai tu a indossarla. Insomma, tu decidere, la sposare o no, la bella mascherina? Ma sì, certo che la sposo, l'ho promesso. Ho un impegno serio con Malvina. Solo che non so che mi prende, come se fosse un'altra donna. Io la vedo differente, la sento distante, non lo so. Ho provato col profumo, ma mi sembra un'altra persona. Coraggio. No, è per me, legge qua, per Nico. Un biglietto d'amore. È della mascherina, cioè Malvina. Dice, amore mio, ti aspetto nel parco, Malvina, ti amo. Tu devi capire che se la tua mamma ha una malattia contagiosa, deve restare isolata. Per cui sta al suo posto, lui viaggia con Mowgli. Mowgli? È un amico australiano a cui papà ha salvato la vita. Davvero? Tuo padre gli ha salvato la vita? Sì, e lui da quel momento lo segue ovunque vada, per gratitudine, credo. Papà lascia la mamma per sposarsi con l'altra. Se lo fa, lo ammazzo. No, 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 io dico solo così, come supposizione, no? Sai, ho imparato una cosa. A volte si cammina sopra una corda. E se si guarda in basso e non c'è la rete, si può rischiare di provare uno spavento e di perdere l'equilibrio. Ma se ci si crede, non si cade. Ma tu sei un acrobata? No. Ma so che si chiudono gli occhi. Così. E si sente tutta la gente che ti protegge da sotto. Senti come se ti dessero la mano. Ecco così. Secondo me è quello che sente la tua mamma. Ne sono sicura. E sai un'altra cosa? Al di sopra delle nuvole, il cielo è sempre azzurro. È quello che dice sempre mio papà. Ma guarda che casualità. Bene, bene. Mi aiuti a uscire di qui? Mar, la nuova ospite. Voglio che le spiegate le nostre abitudini. Il modo in cui trattiamo anche voi, capite? Vuole dire che dobbiamo insegnarle come si ruba. Che cosa dici? Ma voi non rubate, no! Voi lottate tutti per un mondo migliore e non lavorate, eh? Chiaro? Realizzate il vostro futuro, i vostri sogni. Malvina? La mia mascherina, ti riconosco. Che ti succede, amore? Ti sento lontana. Perché a volte sei così timida, sembri un'immagine fuggente. I tuoi occhi cambiano colore, che strano. A volte sento la tua lontananza, a volte è come se volessi darmi tutto, e poi... Sì, tutto. Mi sfuggi come se fossi un tirannosauro. Come che... Voglio vedere il volto che mi ha preso il cuore. Sì, vedi pure. Papà! E lei o mi sbaglio? Non provare più a scappare, dammi retta. Qui non si sta così male. Io sto bene dappertutto, ma non voglio farmi comandare. Sì, hai ragione, è comprensibile, ma in qualche modo devi essere utile. Per quelli come noi nulla è gratis, nulla. Noi rubiamo. Rubate per la vecchia. A nessuno di noi piace, ma non abbiamo scelta. Tutto, amore, tutto! Vieni da papà, guardalo com'è carino con la sua valigia. Che carino! Figliolo, no, fermo, no. Non ho cosa. Che vuole? Scusate, non capisco, che c'è? C'è che mio papà non vuole che io lo segua. Sì, permetti che parli un attimo col bambino. Sì, certo. Scusaci, da soli, permetti. Chris, figliolo, vedi, devi dirmi una cosa. Da soli, da soli. Dimmi, che facevi con quella ragazza? Che vuole? Ti ha fatto qualcosa? Una brava persona. Sì, te lo dice anche il bambino. Ah. Amore mio, cosa gli piace tanto?
Ah, che le mani, caro, gli hai detto del nostro marito? No, veramente noi parlavamo di cose nostre, però presto ne parleremo. Devo dirti una cosa, papà. E io muoio di curiosità, ma non in questo momento. Questo è il momento, caro. Meglio dirgli subito la verità, perché...